Mercoledì 11 giugno alle ore 18:30 si è svolto l'ultimo appuntamento della prima edizione di Io Amo Brescia, dedicato al nostro territorio, nello showroom Skoda di Sautini Auto in via Santa Eufemia a Brescia. Durante l'incontro si è discusso di alimentazione bilanciata, di benessere e delle importanti e numerose proprietà dell'acqua. Alcuni esperti di settore hanno dato consigli per capire quanto possa essere facile mangiare bene e in maniera sana. La serata è stata resa ancora più piacevole dalle degustazioni dei prodotti locali e dagli show cooking fatti da Francesca Bianchetti di Bionatura, che ci ha mostrato come cucinare prodotti vegani e come renderli gustosi, e da Alberto Bittu della Trattoria del Gallo di Rovato, che ha cucinato uno squisito risotto con liquirizia e bagos. La serata è stata realizzata in collaborazione con Acqua Castello di Vaglio, Vini e Cucina Bresciana, Bionatura e Lazzari Vini. Sono stati davvero tre momenti piacevoli, tre argomenti assolutamente diversi. Nel primo abbiamo parlato di bicicletta, quattro modi per dire bici. Nel secondo abbiamo scoperto una Brescia insolita sotto e sottoterra e sopra terra. E questa sera una piacevolissima e gustosissima, devo dire, serata con la cucina del territorio, il benessere. Abbiamo esplorato la cucina vegana, ma anche un sano risotto con il bagos e la liquirizia. Condivido il fatto che bisogna avere cura di ciò che si ha, quindi sia del nostro corpo, sia della nostra automobile, sia della nostra mente. Tutto insieme funziona molto bene per sviluppare un buon progetto, un buon momento e anche della sana allegria. Come ogni ricetta, per così esprimerci con un linguaggio consono alla serata, ogni ricetta ha i suoi segreti, quindi certamente torneremo dopo l'estate, perché queste pillole, queste serate in pillola sono piaciute, hanno fatto scoprire alle persone che sono venute con noi, hanno fatto scoprire un nuovo modo di vivere una concessionaria d'auto, ma anche di vivere una cultura del territorio e il piacere di piacere in qualche modo. Quindi riprenderanno sicuramente dopo l'estate, vi invitiamo a seguirci sul nostro sito www.sautini.it per scoprire via via, per scoprire e riscoprire via via cosa succederà in incontri analoghi a questi, quale sarà il tema di incontri analoghi a questi dopo l'estate. Quindi vi aspettiamo. Diciamo che la genuinità dei prodotti che si usano nella cucina sono ormai all'ordine del giorno. Questa sera noi presenteremo un risotto al bagos, il bagos DOP diciamo di Bagolino, accostato a della polvere di liquirizia, quindi accostiamo diciamo una prelibatezza alla natura. Stasera faremo da risotto infatti al bagos e polvere di liquirizia e accompagneremo dei piccoli stuzzichini sempre con prodotti bresciani. Saranno uno spiedino di violino di capra con del fatuli, dei bicchierini con una crema di caprino e olive del Garda, una torta salata di porri dolci e bagos. E il cibo ormai va pari passo con il benessere, in quanto la gente è più attenta a quello che mette nelle proprie tavole, e da qui comunque anche noi chef ci mettiamo in moto per cercare sempre di migliorare la nostra cucina, appunto guardando al benessere. Sono la titolare di Bionatura SS, la mia attività è a Villa Carcina in via Bernocchio 8A e siamo lì da 11 anni a fare servizio di consulenza e di divulgazione sull'alimentazione naturale per i Valtromplini e chi ha voglia di arrivare fino là. Ho preparato delle proteine di origine vegetale, quindi avremo due ricette a base di seitan e poi abbiamo preparato il tofu, ostico alimento spesso misconosciuto perché ha un sapore sicuramente da arricchire, ma che dal punto di vista nutrizionale è un validissimo sostituto alle proteine di origine animale. Io stavo cercando di rendere il tofu, che prima Francesca ha illustrato molto bene, un po' più gradevole, un po' sfizioso, per farlo apprezzare anche a chi non ha dimestichezza con questi alimenti. In questo momento, siccome è primavera, ci sono tutte le erbe aromatiche, lo proporremo frullato con basilico, menta, erba cipollina, un po' di olive
e diventerà una crema molto, molto gradevole, molto, una specie di maionese vegetale da spalmare su bruschette oppure col riso, con la pasta.